Ciao cari amici di tecnoandroid.it, oggi siamo qua insieme, guardate un po' a Smart Plane. Smart Plane cos'è? Si tratta di un aereo telecomandato via smartphone che può essere utilizzato sia tramite iPhone, iOS oppure sia Android con qualsiasi tipo di vostro smartphone. L'importante è che rispetti le specifiche del produttore. Ora, che dire, di certo la categoria degli aeroplani telecomandati è piena di molti modelli, però questo diciamo che è il primo aeroplano telecomandato con uno smartphone. E cosa offre? Questo offre diversi vantaggi, soprattutto rispetto ai concorrenti che non avremo più bisogno di portarci dietro il telecomando, ma basterà il nostro smartphone. Ricordiamo che la batteria garantisce un'autonomia di volo di 15 minuti e il design è davvero molto minimale, infatti è tutto di polistirolo e ora vedremo un po' l'unboxing. Andremo ad aprirlo. Ok, eccoci qua, così guarderemo lo Smart Plane in tutto il suo splendore. Voilà, tadan, ecco qua lo Smart Plane. Come possiamo vedere, in dotazione abbiamo il cavo USB per la ricarica e appunto lo Smart Plane, eccolo qua in tutto il suo splendore. Lo faccio vedere. Timone. Devo dire che è fatto molto 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 bene, al tatto è leggerissimo, anche il polistirolo dà un'idea comunque anche se di polistirolo di robustezza. Poi qua abbiamo un breve manuale di utilizzo. Questo come sotto. Eccolo qua, ora lo accendo un istante. Ecco il motore che parte. Come potete vedere abbiamo un LED luminoso. Ora spengo la luce così. Eccolo, il LED luminoso. Ora vi rimostro tutto lo Smart Plane. Anzi, vi mostro anche come gira l'elica. Eccolo. Devo dire che è davvero un bel aggeggio. L'ho provato all'esterno e devo dire che funziona benissimo tramite l'applicazione che ora vi faccio vedere. Ovvero basterà andare sul Play Store, cercare Smart Plane. Ecco qua l'applicazione, installarla. E poi avremo a disposizione tutti i comandi per appunto manovrare il nostro Smart Plane. Ovviamente dovremmo usare la connessione Bluetooth e qua abbiamo il comando per il potenziometro e potremo così girare, virare e decidere come fare per il nostro aeroplanino. Bene, vi invito a leggere la recensione sul nostro blog tecnoandroid.it. Ciao!